test di trascendenza riferito al caso davvero straordinario di Ra. Quinta parte, domande da 81 fino alla numero 97. Domanda 81. C'è stata una grande luce, quella attesa al ritorno di Gesù, nella notte della tua nascita, nel gennaio, giorno 25 del 38, nascita di Ra, ci fu la massima aurora boreale a memoria d'uomo, perché fu vista in ogni parte del mondo, ossia in Europa, parte dell'Asia, Nord Africa e Nord America. Domanda 82. C'è Gesù che convertì San Paolo nel giorno della tua nascita? Ra è nato in quel 25 gennaio in cui è accaduto veramente il primo ritorno di Gesù dopo la sua ascensione, per come è celebrato ufficialmente e fissato ufficialmente dalla Chiesa Cattolica, dopo il suo salire al cielo. Accadde attorno al 38 e Gesù apparve a Saulo di Tarso come una grande luce abbagliante nel cielo, che lo fece cadere da cavallo e trasformò un cavallo selvaggio nel massimo aiuto per la fede in Cristo. La Sacra Bibbia è come se si riferisse a te quando racconta della progenitura di l'antenato di Gesù. Ra fu nato nel 38. Ebbene, in Genesi 38 è scritto che da un figlio morto di Giuda, sostituito poi realmente dal padre Giuda, e dalla madre Tamar, venne fuori una mano dalla vagina che fu cerchiata di rosso. Dopo rientrò nella vagina e nacque per primo un gemello che non aveva il fiocco rosso. Bene, più mano indicava proprio un romano che, essendo il primo, il padre, però si sarebbe presentato nel mondo dopo il figlio. Domanda 84. Per caso Matteo si riferisce alla tua nascita nel suo Vangelo? Il Vangelo di Matteo si può riferire a Ra. Quando Ra nacque, ci furono proprio tutti i fatti che Matteo riferisce alla nascita di Gesù: Monte Stella, i tre re magi, l'Epifania, il massacro degli innocenti, la fuga in Egitto, che Luca smentisce. La sola possibilità per il Vangelo di Matteo di essere nel giusto esiste se la nascita di Ra è la stessa nascita del padre, essendo padre e figlio nella stessa sostanza essenziale. Per caso anche San Luca sta rappresentando il tuo nome? Per Ra, il nome a cui Luca offre, presenta entrambi i suoi contributi, ossia sia il Vangelo sia gli Atti degli Apostoli, è Teofilo, che significa in greco proprio quello che è il valore, il significato italiano di Amodeo. Per caso San Paolo anche si sta riferendo a te? Cominciando nel giorno del tuo compleanno con la sua conversione e terminando con il suo Vangelo e con l'Apocalisse? Ebbene, la partenza in Gesù di San Paolo fu proprio con la sua conversione, che la Chiesa celebra proprio nel giorno di nascita di Ra, ma termina con il Vangelo nel capitolo 21, in cui, come termina con una domanda ripetuta 2 volte, Gesù si rivolge a Pietro e gli dice: se io voglio che egli resti fino al mio ritorno, a te che cosa ti importa? Bene, San Paolo resta con la sua verità e in questo capitolo 21 racconta dei 3 ordini dati a Pietro: proteggi le mie pecorelle, tu di persona. Romano lo ha fatto
per 3 volte chiedendolo a lui invano. Il Pietro di quando è vecchio è stato portato da un altro in una direzione non gradita. Versetto 18 del capitolo di Giovanni 21. In Apocalisse poi c'è l'Armageddon, la finale battaglia tra il bene e il male, e sembra proprio combattuta con da Amodeo romano, che sembra un dono come Gesù. Sei forse tu uno strumento di Dio come San Paolo? Romano può esserlo. Attraverso la sua famosa conversione, San Paolo aiutò con la ragione filosofica la fede cristiana dei primi tempi. Romano lo farà combattendo fortemente, con lo stesso scopo, essendo spinto di forza a farlo dall'enciclica Fides et Ratio di Papa Giovanni Paolo II. Assieme a San Paolo difende Gesù, e Romano difende l'azione di Dio presente nel mondo, che invece crede che Dio è morto oppure inattivo. 88. Per caso Fatima sta trascendendo la tua nascita? Per Ra è così. Infatti, capovolgendo Fatima in modo da averla non più espressa in un modo trascendente ma reale, Fatima diviene esattamente Am Ita Fi, dove Am è io sono, è Dio in Amodeo, Ita è l'Italia e Fi è proprio il luogo natale di Felitto. 89. Puoi tu forse rappresentare gli stessi 3 segreti di Fatima? Ra, uno e trino, può sembrare di impersonare i 3 segreti di Fatima. Puoi tu sembrare lo stesso miracolo del sole a Fatima? Romano lo sembra proprio, perché Ra era il dio del sole e il miracolo del sole che si avvicina alla terra può essere esattamente la prefigurazione dell'imminente incorporamento di Dio in Romano Amodeo, come nel dio Amon Ra dell'Egitto. Domanda 91. La Maria Santissima ha per caso sottolineato il tuo giorno di nascita? A proposito del giorno di nascita di Ra, Lucia, la veggente di Fatima, valutò esattamente che il 25 gennaio 1938 era il giorno che proprio la Madonna le aveva indicato in questo modo: quando vedrai una grande luce nella notte, sarà il segno che il castigo di Dio sta cominciando. Il castigo di Dio, capito da Lucia, fu la Seconda Guerra Mondiale, che Hitler decise proprio 6 giorni dopo il 25 gennaio, come comunicò egli stesso. Ma ci fu un castigo di Dio ancora più grande. Dio stava assumendo la sua croce, incorporandosi in un Ra, personaggio così insignificante e rio, colpevole. C'è il mondo ad avere sottolineato il tuo giorno di nascita? Circa il giorno di nascita di Ra, il mondo sottolineò il famoso Raid Roma-Rio, dove Raid vuol dire Raid, identico a Ra. Un volo celeste, ossia nel cielo, dal vecchio mondo al nuovo mondo, di 3 trimotori, in segno proprio della celeste Trinità. Uno dei 3 era pilotato dal figlio dell'onnipotente duce Benito Mussolini, come una vera e povera controfigura del Dio onnipotente.
Domanda 90, 93. Ci sono segni nel tuo giorno di nascita di due eventi popolari, mentre un terzo, quello della tua nascita, è sfuggito a tutti? Ebbene, nel giorno di nascita, dirà, ci furono due enormi eventi. Il primo, il volo di tre trimotori, e il secondo, la spettacolare aurora boreale, dove entrambi furono popolari nel maggior modo possibile, ma il terzo, quello della nascita di Ra, fu completamente impopolare, perché Ra era un vero signor nessuno. Tra questi due eventi popolari, se esistono nella tua vita, ce n'è uno che mostra l'impopolarità proprio tua? Ebbene, nel giorno di nascita di Ra ci furono i due eventi popolari. In uno, il Raid Roma Rio, due trimotori arrivarono a Rio e ebbero un grande, grande successo, mentre un terzo trimotore non arrivò perché gli fu ordinato di atterrare prima e discese all'aeroporto della cittadina chiamata Natale. Domanda 95. Ci fu nel giorno della tua nascita qualcosa che potesse assomigliare a un volo trinitario nel quale uno si riferisce alla nascita di Gesù? Ebbene, nel giorno di nascita di Romano c'è il raid dei tre trimotori. Il solo a cui fu ordinato di atterrare nell'aeroporto di Natale è l'esatto segno di Gesù, uno dei tre, che discende dal cielo proprio nel giorno di Natale. Assumendo che questo volo di Dio sia arrivato nel tuo aeroporto e era compreso un castigo di Dio in tutto ciò? Ebbene, nel caso di Romano, il castigo di Dio era scritto proprio nella destinazione di Rio, che vuol dire Rio, Reo, De Janeiro, che vuol dire di gennaio. Il romano io, cioè l'io di Romano, nato a gennaio, è malvagio, cattivo. È quel castigo di Dio detto proprio da Lucia di Fatima, Dio Padre e lo Spirito Santo, in segno dei due trimotori, discendono in un uomo colpevole, mentre il figlio Gesù era stato desiderato innocente. Domanda 97. Assumendo pure che questo volo di Dio fosse arrivato nel tuo aeroporto, c'era scritto proprio precisamente anche il tuo indirizzo? Nel caso di Romano, l'indirizzo c'è. E come? Infatti, Ra nacque in una via chiamata Pomerio, che è uguale al Rome Rio, ossia identico a Romano, nella nativa Felitto, che è in Magna Grecia, in cui la P si legge R, per cui Pome Rio diventa Rome Rio, il viaggio proprio del raid che arriva nell'indirizzo in cui è nato Romano. Questo per il mondo è una cosa notevole, perché arrivare in via Rom Rio, perché è Pomerio, è veramente notevole. I due aerei arrivano in una persona sola in via Pomerio.